65 lavoratori morti, di cui 19 bambini. Questi sono i numeri della tragedia della miniera di Gessolungo in provincia di Caltanissetta, avvenuta il 12 novembre del 1881, di cui tra pochi giorni ricorrerà il triste anniversario. Le miniere che caratterizzano il territorio del centro Sicilia hanno dato ricchezza a pochi proprietari e un enorme carico di sofferenze fisiche e psicologiche ai tanti minatori. Per anni si è tentato di nascondere queste ferite inferte al popolo siciliano, la complicità di chi doveva fare i controlli, quasi a voler dimenticare questo mondo e le sue usanze, come il soccorso morto, bambini venduti per pochi spiccioli, e probabilmente rappresenta l'ultima forma di schiavitù nel nostro paese. Non è un caso che dei 19 bambini morti, ben 9 non avessero nemmeno un nome. Oggi da quest'Aula voglio non solo omaggiare chi per portare il cibo a casa ha compiuto e continua a compiere enormi sacrifici, ma anche ricordare i tanti passi avanti fatti nella tutela dei diritti del lavoro, ribadire che è necessario rafforzare questi diritti perché simbolo di progresso e civiltà di un popolo. Grazie.